Ciao a tutti, eccomi con una nuova Books Review molto particolare perché questa volta si tratta di un saggio o un trattato, non so bene come definirlo, e sto parlando di Molte vite, molti maestri di Brian Weiss per la Oscar Mondadori. In sintesi parla dello psichiatra Brian Weiss che ha deciso di trascrivere e quindi pubblicare il caso di Catherine, ovvero una delle sue pazienti, affetta da isteria dovuta a vari traumi legati alla sua vita, e decide di utilizzare il metodo dell'ipnosi regressiva per curarla. Lei, oltre a regredire all'infanzia, regredisce in vite passate e quindi, in sintesi, questo trattato parla del tema della reincarnazione. La cosa che ti mette angoscia è che in questo libro la reincarnazione non è una teoria vaga e non ben documentata, ma si tratta di prove documentate che la reincarnazione esista sul serio. Vi faccio una sintesi del caso Catherine, che è appunto quello che viene spiegato in questo libro. Catherine era affetta da isteria, da paure incontrollate nei confronti del marito, nei confronti del padre, nei confronti di altre cose come per esempio la paura dell'acqua. Si reca da questo psichiatra sotto consiglio del suo medico e a questo punto comincia con la terapia dell'ipnosi regressiva fino ad arrivare all'infanzia dove in piccola parte vengono risolti alcuni dei suoi traumi, ma non tutti, anzi si ritrova ad essere più angosciata di prima in alcuni casi. Torna dallo psichiatra, riprova con l'ipnosi regressiva, continua a farla tornare all'origine dei suoi mali fino a capire che lei sta narrando non la sua vita presente, ma una delle sue 86 vite passate. Praticamente questa donna ha vissuto per 86 volte, in piccola o gran parte con vite brevi o vite lunghe, in diverse epoche, con diverso sesso, con diverso ruolo nella vita, ma in qualche modo tutti collegati da qualche cosa. Io prima di questo libro della reincarnazione avevo delle idee molto confuse, comunque ci credevo, ma non così tanto come ci credo ora, perché da questo libro ti cambia completamente l'ottica con il quale vedi la tua vita e cominci a pensare a che cosa potresti essere stato in vite passate, e questa cosa mi ha veramente aperto un mondo. Cosa hai imparato da questo libro per quanto riguarda la reincarnazione? Allora, la prima grande lezione che ti dà questo libro, che in parte risulta molto ripetitivo perché comunque si tratta sempre della stessa terapia sullo stesso paziente, che è vero che continua a migliorare sempre di più, ma la prassi è sempre la stessa. Attraverso questo libro ho capito che la reincarnazione funziona fino a che non hai imparato tutte le lezioni che puoi imparare da una vita vissuta appieno, come se noi fossimo dei diamanti pieni di facce, tutte sporche, e ogni vita ti permette di fare delle scelte che ti danno la possibilità di pulire una di queste faccette. Quando hai pulito tutte queste faccette, puoi non avvalerti più della reincarnazione, o meglio, non ti avvali più della reincarnazione, non hai più bisogno di reincarnarti perché hai imparato tutto quello che c'era da imparare nelle tue vite che hai vissuto. Un'altra cosa che ho imparato da questo libro è che nel momento in cui ci reincarniamo, spesso, anzi quasi sempre, ci si porta dietro delle persone che conosci, quindi faccio l'esempio: magari io dalle mie vite passate mi sono portata dietro mia madre o mio fratello, ma in vesti diverse, come ad esempio mia madre magari era il mio capo di lavoro, oppure mio fratello era mia madre, insomma ci sono comunque questi legami, e tutto ciò è dovuto al fatto che o queste persone in qualche modo hanno la possibilità di aiutarti a imparare la lezione che devi imparare, oppure è per il fatto che sei legato a queste persone attraverso o la stessa lezione, quindi avete come punto in comune la stessa lezione da imparare, oppure perché sei talmente legato affettivamente a questa persona che continui a portartela dietro, e la stessa cosa succede per l'altra persona. Questo penso che venga chiarito meglio come concetto nel secondo trattato di Brian Weiss, che si chiama Molte vite, un solo amore, che ho intenzione di leggere non subito perché già mi ha aperto un mondo questo, figuriamoci l'altro. L'ipnosi regressiva, oltre la vita presente, può portare anche un paziente particolarmente grave ad esperienze, oltre che di guarigione, anche di sensitivismo. Nel caso di Catherine ci ritroviamo davanti a una persona che inconsapevolmente era una sensitiva, e quindi attraverso di lei si
Brian Weiss è riuscito a comunicare con i maestri e ad apprendere alcune lezioni di vita, in alcuni casi anche il senso stesso della vita. È un tipo di ipnosi che comunque è sperimentato già dai primi del Novecento, ma arrivare fino alle vite precedenti, diciamo che io è la prima volta che sento uno psichiatra approfittare di questo metodo per viaggiare nel tempo alla fine. E ad ogni modo funziona perché Catherine passa dall'essere una malata di mente, detto senza termini offensivi ma in termini scientifici, ad essere una super sensitiva, super felice di vivere la sua vita e quant'altro. Quindi diciamo che è un metodo che funziona e che ti viene voglia di sperimentare perché alla fine siamo tutti psicopatici. Poi un'altra frivolezza, diciamo, di questo metodo è che tu ti puoi reincarnare ma solo in esseri della propria specie, quindi bando al buddismo e ad altre credenze di altre religioni dell'est, ti puoi reincarnare non in oggetti, non in animali, ma solo in esseri della tua specie, quindi nel nostro caso in esseri umani. Tutti i traumi che abbiamo nella nostra vita, tutte le fobie, tutti i tic, tutti i problemi che abbiamo, insomma, possono essere ricondotti ad eventi in particolare di vite precedenti, non necessariamente alla nostra infanzia. È vero che pensandoci potrebbe essere che alcuni dei nostri traumi vengono ricondotti all'infanzia, ma tramite questo libro ho capito che molte delle nostre fobie, che magari non riusciamo a capire da dove sono partite, in realtà sono iniziate in un'altra vita. Faccio l'esempio: Catherine ha la fobia dell'acqua, ha paura di affogare e si tiene lontana da tutte le fonti d'acqua. Questo è perché in una vita passata lei e il suo bambino sono affogati durante un'inondazione e quindi da lì si è portata dietro per tutte le vite successive questa paura dell'acqua. Questo era solo per fare un esempio, però ecco, non siamo tutti uguali, ma vedete che è possibile una cosa del genere. Vi ricordo sempre che questo non è un racconto di fantasia, ma un racconto ben documentato e anzi vi lascerò giù nell'info box anche dei video di interviste di Brian Weiss che parla pubblicamente di queste cose. Come dicevo prima, esistono appunto dei maestri che ci guidano verso la retta via. Questo ci porta a pensare a un connubio un po' strano tra la teoria della reincarnazione e la religione cattolica, perché noi associamo sempre la reincarnazione a religioni dell'est, come dicevo prima. Ma in questo caso è come se i maestri fossero Dio, fossero un'entità divina unica che si suddivide in vari maestri che magari sono stati persone che si sono reincarnate talmente tante volte da apprendere tutto quello che potevano apprendere, che ti portano a compiere gli atti giusti per continuare con le tue vite e imparare sempre di più. Ci sono degli aneddoti come ad esempio il fatto di non uccidere, il fatto di non fare la guerra, di portare la pace e porgere l'altra guancia che ritroviamo anche nei Vangeli e nella Bibbia. E quindi questo mi ha portato a collegare immediatamente con la religione cattolica. Facciamo una piccola opinion time. Io penso che le religioni alla fine, come principio, siano tutte uguali. Abbiamo un'entità divina o più entità divine che ci portano a comportarci bene o con delle leggi scritte o comunque con delle punizioni. Vedi anche il karma e insomma tutte queste belle cose. Secondo me sono tutte uguali alla fine, quindi non è tanto strano, a mio avviso, che la reincarnazione ritorni un po' nella religione cattolica. Mi è sembrato strano in un primo momento per il semplice fatto che fin da piccola mi hanno inculcato il pensiero che la reincarnazione appartiene alle religioni indù o comunque dell'est, mentre non appartiene assolutamente alla religione cattolica, perché nel momento in cui ci ricongiungiamo al nostro Dio, noi non torniamo più sulla terra. Ognuno ha la sua vita ed è una sola e bisogna comportarsi in questo modo per vivere appieno l'unica vita che abbiamo. Invece questo ti dà un po' la speranza che se questa vita è una vita, se questa è una brutta vita, ecco, hai la possibilità comunque di migliorare nella prossima. O comunque se questa è una brutta vita, evidentemente in vite passate o non hai risolto alcuni traumi o comunque hai fatto qualcosa di veramente ma veramente brutto per cui ti ritrovi ad avere a che fare con dei problemi enormi. È un libro veramente bello e soprattutto se siete incuriositi da questo tema ve lo consiglio caldamente. È una lettura che scorre veloce, anche se non vi siete mai approcciati ad un saggio. Comunque questo è un saggio molto bello che
ti fa ragionare tantissimo sulla vita. Se siete nel periodo giusto e siete aperti con la mente tanto da riuscire a approcciarvi a un tema del genere, allora questo è il libro che fa per voi. Questo è tutto per oggi, vi ricordo che nell'info box ci sono tutti i link utili per approfondire l'autore, per approfondire la casa editrice, per ritrovare la colonna sonora di questo video e ovviamente tutti i link utili per acquistare il mio libro e per conoscere meglio il mio canale e me stessa medesima. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!